come si faccia andarci, e ancora altri decenni per avere finalmente Roma 3. E nel frattempo, per anni e tuttora, abbiamo la più popolosa, numerosa, sovraffollata università d'Europa e forse del mondo. 150.000 alla Sapienza, quando iscritti, quando invece era stata pianificata per 15.000. Siamo quindi in presenza, io non voglio buttare la croce addosso a nessuno, sarebbe contrario ai criteri di un'analisi che si voglia spassionata, fredda e quindi scientifica e intersoggettivamente valida. Però la protesta dei giovani, la richiesta dei giovani, sgarbata certamente. Voi vedete il mio libro, io ho riportato dei graffiti, parolacce certamente, insultante certamente, però era una protesta che denotava un bisogno di spazio, di vita, di rappresentanza, che denunciava un fatto che ancora oggi è di fronte a noi. Noi abbiamo formalmente una democrazia, una repubblica, abbiamo una classe politica, abbiamo una rappresentanza a cui manca una sola cosa: non è rappresentativa. E la rappresentanza non totalmente rappresentativa cosa diventa? Rappresentazione, teatro, farsa, teatrino, lontano. Ma gli italiani sono lontani dalle istituzioni, sono le istituzioni che si chiudono in se stesse, che non ascoltano, non hanno ascoltato i giovani di allora. Lo so, è molto difficile tutto questo. Io cercavo per esempio di far capire ai giovani contestatori, che del resto mi venivano a trovare continuamente perché sapevano che sotto sotto ero dalla loro parte, non approvavo i loro metodi, mi avevano fisicamente, diciamo così, aggredito, cosa che del resto è una buona esperienza, perché uno allora, soprattutto un professore pieno che si immedesima totalmente col suo ruolo, così, che passa con lo scodazzo degli assistenti. Bello, giù, fagli capire, fagli toccare la terra col muso, lì, col fango, perché così capisce che in fondo non tutto si esaurisce nel ruolo, nello status, bisogna salvare la persona. I giovani del 68 hanno un po' esagerato in questo senso, e mio carissimo amico l'italianista Giovanni Getto si è buttato dalla finestra. Molti colleghi, cito per tutti, il carissimo amico Nicola Bagnano, mi sussurravano in un orecchio: che vuoi, Franco? Io non vado più all'università. Come? Beh, non andavo al bordello da giovane, vuoi che ci vada adesso? Non si è capito una cosa fondamentale, non l'hanno capito i giovani, ma non l'hanno capito i loro interlocutori, che non si sono posti come interlocutori. Volere l'università per tutti, università di massa, senza i servizi sociali, gli investimenti scientifici e sociali per i fuorisede, gli studenti lavoratori di massa, si rischia di non avere più l'università per nessuno. È ciò che sta avvenendo in questo momento in Italia. E abbiamo un fantasma, abbiamo delle strutture, abbiamo cose, ci sono riunioni, eccetera, ma già, e ci sono materie che già ebbero un grande successo, che ormai boccheggiano. Mancano i professori, manca la ricerca, mancano gli investimenti, manca la vocazione, manca la possibilità, l'apertura, perché fu questo, perché non c'è. Si è scambiata l'esigenza della selettività e la si è in qualche modo annullata a favore di una specie di pseudodemocrazia di base che ha fatto cadere ogni criterio di valutazione. Io questo lo posso dire. Io sono presidente dello staff seminar alla New School, lo sono stato per molti anni. Ho seguito molti, del resto il mio compito quando vado lì non è più di insegnare, non insegno, ma evidentemente seguo dei candidati al PhD, ai dottorati, no? In America. Del resto voi sapete che negli Stati Uniti non c'è anagrafo che conta, si è professore fino alla fine, fino alla morte. Non c'è, come da noi, questa specie di sbarramento, 70 anni fuori ruolo, 75 a riposo. Benissimo. E io devo dire che la durezza con cui
i titoli vengono valutati, le ricerche sono valutate. Io del resto sono chiamato solo per questo, perché gli americani manca totalmente la dimensione storica, non hanno consapevolezza del passato, quindi mi fanno leggere i loro lavori perché io dica ma qui, che, beh, qui c'è già, eccetera. Questo è la selettività, però è molto dura, la professionalità. Che cosa significa questo? Mi avvio rapidamente alla conclusione, anche perché non voglio abusare della vostra pazienza e del mio cimurro. Che cosa significa tutto questo? Significa che il nostro paese ha corso molto. Nel giro di una generazione, abbiamo detto prima, aprendo questo nostro incontro molto simpatico, nel giro di 20-25 anni ha compiuto una rivoluzione industriale che in Inghilterra ha richiesto poco meno di 2 secoli. Paghiamo un prezzo per questo. Non dovrebbe meravigliare che l'Italia in questo momento si trovi in uno stato di blanda schizofrenia. Non siamo più un paese rurale, siamo un paese industriale, ci manca la cultura industriale. E questo è anche bello in un certo senso, perché abbiamo mantenuto ciò che per l'Italia costituisce, per gli stranieri soprattutto, di passaggio però, che non si ferma da noi, un'attrattiva straordinaria. Questo è un paese in cui ancora primeggia il rapporto primario, in cui le regole ci sono, ma vabbè, fino a un certo punto prevale l'eccezione, in cui non c'è né la cultura del servizio professionale, eccetera, né il senso della regola da rispettarsi, ci sia o non ci sia il capetto, il caposquadra, il professore, il padrone che ti guarda. Non c'è ancora. Prevale il rapporto primario. Io qualche anno fa ho pubblicato un libro che si chiamava La perfezione del nulla, in cui azzardavo l'ipotesi che questo sarebbe stato in breve tempo il paese in cui ci sarebbero stati più telefoni cellulari al mondo. Ed è esattamente ciò che sta accadendo. Perché? Per gli italiani non scrivo. Vogliono una viva voce. Vogliono in sostanza sentire l'altro. E questo è una grande dose. Però tutto questo va contro il senso della regola da rispettarsi da tutti. Sapete qual è la forza della mafia? È proprio questa cultura del rapporto primario, della protezione ad personam, mentre lo Stato di diritto, lo Stato democratico non può proteggere nessuno ad personam, ma vale la legge, vale a dire una protezione per tutti. E quindi per nessuno, voglio dire, sono quelli che... Questo è là, questo per questo in Italia qualcuno dice, secondo me con un'eccessiva dose di pessimismo, la mafia, 'ndrangheta, sacra colonnolita, camorra, hanno i secoli contati. Sarebbe interessante poter... Come mai? Io mi interrogo, non abbiamo una risposta, come mai il 68 è fallito così? Protesta generosa, progetto mancato, come mai? È mancato il progetto. Come mai la stessa sociologia, tornata in Italia solo negli anni 60, dopo un grande momento di successo, si è ripiegata su se stessa e in fondo fa vita grama, non ha inciso, è ancora separata rispetto alle altre? Perché prevale tuttora delle tre grandi tradizioni culturali italiane che io sommariamente indico come liberal-democratica, marxistica e cattolica. Prevale ancora ciò che è comune a queste grandi tradizioni culturali, pur diverse, pur nemiche fra loro, la tendenza a risolvere i problemi etici in atteggiamenti estetici, la tendenza in fondo a affrontare le questioni di fatto, anche le questioni amministrative, e del giorno per giorno, e risolvere in perorazioni letterarie.